Ciao, qui Danilo Marucca di diritto alla meta.it. Se non mi conosci, sappi che da life coach aiuto le persone a raggiungere i loro obiettivi e in questo video voglio spiegarti cosa devi fare per potenziare la tua mentalità. Solitamente le persone credono che per migliorare il loro atteggiamento mentale devono farsi ipnotizzare per 10 ore, ignorando che ciò che poi fanno durante la giornata è fondamentale. Tu devi sempre lavorare in questa direzione, nel diventare più bravo a gestire i tuoi pensieri, le tue emozioni e le tue parole. Infatti, la prima regola che dovrai applicare sarà quella di cambiare le tue parole. Perché le parole che tu utilizzi sono degli incantesimi che fai a te stesso. Questi incantesimi ti possono potenziare, oppure, come accade nella maggior parte dei casi, ti limitano. Quindi le dovrai cambiare, tra un attimo ti spiego come. Considera però una cosa, che nessun evento ha significato se non quello che tu gli attribuisci. Davanti al caso limite della morte, ci sono alcuni popoli, alcune culture che festeggiano e ci sono altri popoli, alcune e altre culture che invece piangono. Quindi davanti allo stesso identico evento ci sono reazioni così differenti, reazioni opposte. Come mai succede questo? Tutto dipende dalle convinzioni che hanno queste culture diverse e dalle parole che usano per descrivere un certo evento. Le parole che noi utilizziamo per descrivere un evento sono quelle che poi vanno a creare dentro di noi l'emozione corrispondente. Ti faccio un esempio. Un conto è dire sono grasso, queste parole creano in me determinate emozioni. Un altro è dire sono fuori forma. Sto esprimendo lo stesso concetto, ma in questo secondo caso sto facendo attenzione alle parole che utilizzo. In questo caso la carica emotiva sarà molto minore. Quello che tu dovrai fare è iniziare a cambiare le parole che utilizzi in maniera tale da ridurre la carica emotiva negativa che provi e potenziare, se possibile, le emozioni positive che provi durante il giorno. Ti faccio degli esempi. Arrabbiato diventa sono lievemente seccato, frustrato diventa sfidato, fallire diventa sono sulla via del successo, poco importante diventa sono sottovalutato, è una situazione devastante diventa è una situazione impegnativa. Hai notato come cambia l'emozione che provi quando esprimi lo stesso concetto però con parole diverse? Quello che tu dovrai fare sarà trovare delle emozioni che tu provi spesso e iniziare ad utilizzare altre parole, parole più adatte, che hanno una carica emotiva molto minore, per esprimere quell'emozione. Non dirai più sono depresso, ma inizierai a dire mi sento giù. Cerca di ridurre la carica emotiva di ciò che provi, perché durante il giorno è importantissimo fare tante azioni per raggiungere il tuo obiettivo. Ma quando fai delle azioni, devi fare attenzione a quale stato d'animo produce queste azioni, perché lo stato d'animo determina la qualità delle azioni che fai. Tu devi agire tanto, ok, ma devi anche essere spesso in stati d'animo potenzianti. Per essere stati d'animo potenzianti, una delle tecniche che puoi utilizzare è quella di modificare il tuo linguaggio in maniera tale da usare più spesso parole come radiante, magnifico, supergalattico, straordinario. Queste parole qui, se impari ad utilizzarle più spesso, ti mettono in uno stato d'animo più positivo e in questo modo le azioni che fai ti portano più risultati. Perciò il mio consiglio è: individua tre emozioni negative che provi spesso e vai a cambiare le parole che usi per definire questi stati d'animo. Inoltre, dovrai fare molta attenzione alle metafore che utilizzi, perché le metafore sono ancora più forti delle singole parole. Quando tu dici che ti trovi con le spalle al muro, ti stai limitando, è molto meglio dire che hai una sfida da risolvere. Evita di dire cose del tipo mi sento con le gomme bucate, con le gomme a terra o mi sento con le batterie scariche. Trova degli altri modi per esprimere lo stesso concetto ma in maniera potenziante. Regola numero 2: agisci subito. Una volta che hai deciso qualcosa, agisci subito. Non aspettare 10 anni.
e soprattutto non parlare di qualcosa per tanto tempo se non fai delle azioni concrete. Ci sono persone che parlano di come sarà bello il loro sito internet, però ne parlano da 10 anni e questo è un problema. Tu devi fare tante azioni, non tante parole. Quindi, quando hai preso una decisione, agisci subito, perché le persone di successo hanno questa caratteristica, agiscono subito. Quando una persona di successo decide di acquistare un libro, lo compra, non ne parla per 70 anni e poi non lo compra, lo compra, punto. Se hai deciso di investire il tuo denaro in un percorso di crescita personale, fallo subito. Se hai deciso di aprire un e-commerce, aprilo subito, non rimandare. Più rimandi, meno probabilità ci sono che poi tu faccia realmente quella cosa. Fai delle azioni reali e concrete. Hai deciso una cosa, falla. Hai deciso che cercherai una borsa piena di soldi da regalarmi? Benissimo, non rimandare, fallo subito perché è una cosa importante. Agisci e abituati nelle piccole cose a fare tante azioni. L'azione è fondamentale perché fa da ponte tra il tuo mondo interno e il tuo mondo esterno. I sogni diventano realtà tramite delle azioni costanti, ma non grazie a parlo per 10 anni, per 6 mesi, per 50 anni di una certa cosa che poi non farò mai. No, non si realizzano i sogni grazie a questo, si realizzano grazie al fatto che ci credi, che credi in te stesso e che ci dai dentro ogni singolo giorno. Regola numero 3, usa le leve del piacere e del dolore. Qualunque cosa noi facciamo lo decidono queste due leve, il piacere e il dolore. Noi come esseri umani, qualunque cosa facciamo, cerchiamo di scappare dal dolore ed eventualmente, se riusciamo, vogliamo provare piacere. Se una persona fuma è perché ha associato molto più piacere che dolore al fumare. Se una persona mangia male, si è abituato ad associare molto piacere a questo comportamento piuttosto che dolore. Se tu impari ad utilizzare le leve del piacere e del dolore a tuo vantaggio, associando tanto dolore ad un comportamento che vuoi cambiare ed associando tanto piacere al nuovo comportamento, il tuo cambiamento sarà duraturo. Nel breve termine, nel breve periodo, come esseri umani cerchiamo di scappare dal dolore. E poi, per trasformare una qualunque situazione in un'abitudine, vogliamo provare piacere. Ecco che tu devi imparare ad associare tanto dolore a tutto ciò che vuoi cambiare ed iniziare ad associare tanto piacere agli altri comportamenti. Da questo punto di vista, ogni essere umano, se fa qualcosa è perché crede che questo gli dia piacere, se non la fa è perché crede che gli dia dolore. Perciò la motivazione sta tutta qui, nell'utilizzare bene e in maniera cosciente le leve del piacere e del dolore. Vero anche che se un certo comportamento è mosso da un blocco inconscio, in quanto l'energia nell'inconscio non scorre come dovrebbe, non ha molto senso utilizzare le leve del piacere e del dolore, perché poi quel blocco te lo riporti in altri contesti. Ma ci sono una serie di comportamenti, di abitudini che una persona ha preso semplicemente perché ha gestito male se stesso. In questi casi una persona può andare ad utilizzare in maniera super efficace le leve del piacere e del dolore in maniera cosciente. Quindi invece di subirle, iniziare ad utilizzare questi strumenti a nostro vantaggio, perché è estremamente importante. Regola numero 4. Individua qual è il motivo che ti spinge a voler raggiungere un certo obiettivo e fallo diventare una vera e propria ossessione. Nella nostra cultura alla parola ossessione abbiamo associato delle emozioni negative. Volendo utilizzare un'altra parola potremmo dire desiderio ardente. Ma qualunque sia la forma che utilizziamo, devi prendere la motivazione che ti spinge a voler raggiungere un obiettivo e trasformarla in una vera e propria ossessione. Devi pensarci spesso, in maniera tale che questo ti dia tutta la motivazione necessaria per fare azioni con costanza per raggiungere il tuo obiettivo. In tutte le persone di successo c'è un desiderio enorme di voler raggiungere una certa destinazione. Non accettano nulla di meno, non si accontentano, vogliono quello, punto, e fanno di tutto per raggiungerlo. Ed è giusto che sia così. La nostra mente funziona per ossessioni. Se tu non sei ossessionato,
dal perché vuoi raggiungere il tuo obiettivo, magari sei ossessionato dalla paura di prendere una malattia, piuttosto che ossessionato dal guardare ogni puntata che c'è in televisione di un certo programma, piuttosto che essere ossessionato dal tuo corpo, dall'allenarlo, nel definirlo in un certo modo. La mente lavora per ossessioni. E tu puoi scegliere qual è il contenuto di queste ossessioni. Quindi la cosa migliore che puoi fare è, oltre a conoscere che cosa vuoi raggiungere, conoscere il perché vuoi raggiungere quell'obiettivo e far diventare questo perché una tua ossessione. Una volta che lo hai fatto, tu hai un potere enorme per raggiungere i tuoi obiettivi. Diventi una macchina perché non pensi ad altro, non parli d'altro e certo. Questo ti porterà a magari farti allontanare da alcune persone, perché le persone ti reputeranno particolare, strano, verissimo, però tu inizierai a raggiungere molti più risultati, molti ma molti di più. Quindi prendi il controllo dei tuoi pensieri e inizia a gestirli in questo modo.